Salve a tutti, popolo di sport, e benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo direttamente dal covo, diciamo, di Mai di Martedì, questo gruppo che si occupa di ciclismo, come potete ben vedere. E oggi qua abbiamo un esponente, nonché fondatore di questa... Buonasera a tutti ragazzi, sono Matteo per gli amici Matthew. Sì, sono uno dei quattro fondatori, diciamo, storici di MDM, che abbiamo fondato questa bella realtà ciclistica e sportiva a Crotone. Ok, va benissimo. Voi di cosa vi occupate? Raccontaci la storia, come è nato, come siete cresciuti. Ricordiamo che Crotone è una realtà piccola a livello sportivo, però ringraziando Dio ci sono ancora persone che ci credono e comunque creano una buona realtà, perché poi si espande pure per... Certo, poi che vuoi, si espande, le amicizie crescono, quindi in tutta la Calabria e anche oltre inizi a lasciare dei rapporti sportivi, quindi fai conoscere sia Crotone che questo meraviglioso sport a un pubblico un pochettino più ampio. Ma andiamo nello specifico, Matteo. Allora, innanzitutto ricordiamo, Matteo è un mio carissimo amico, mi ha prestato la sua maglietta, giuro che faremo anche noi le magliette in sport, non so quando poi vi darei contatto e tutto. Allora, Iniziamo innanzitutto prima di iniziare, diciamo, la storia di MDM, che è un pochettino una storia un po' particolare. Comunque, sì, volevo ringraziarti a nome di tutta la squadra per l'interessamento che hai avuto nei nostri confronti. Grazie. Perché quello che fai è veramente bello, cioè far conoscere tutte le realtà, o comunque più possibile le realtà sportive crotonesi, ti fa onore. Questo, ti porto proprio i saluti da parte di tutti quanti. Vi ringrazio ragazzi. Allora, MDM, diciamo che prima di cominciare con la storia, bene dire perché MDM? Perché Mai di Martedì? Quindi MDM è abbreviativo. È una domanda che ci fanno in molti. MDM perché nel 2016, quando è stata fondata la squadra, era il giorno di riferimento degli allenamenti settimanali. Quindi era il giorno in cui tutti quanti gli esponenti della squadra ci ritrovavamo, quindi era come se fosse domenica, come se fosse un giorno festivo, ci ritrovavamo tutti quanti, e poi è rimasta un pochettino al gioco, no? In modo ironico, Mai di Martedì, invece ogni martedì eravamo lì. C'è da dire che MDM non nasce nel 2016, cioè nel senso, le radici sono molto più remote del 2016. Già nel 2012 c'è stato un primo approccio con questo sport, per puro caso, dove me e altri esponenti attuali della squadra abbiamo fondato il primo gruppo di ciclismo, che si chiamava Cicloturismo Crotone, quindi già nel 2012. Poi col passare del tempo la passione è aumentata, è cresciuta, abbiamo iniziato a esplorare tutti i sentieri del marchesato crotonese, e poi purtroppo nel tempo chi per lavoro, chi si è sposato, chi si è un pochettino sciolta quella realtà, per poi ritrovarci nuovamente nel 2016 e, come ti dicevo prima, per purissimo gioco è nato il Mai di Martedì. Però questo comunque approva che quando si porta quando si fa qualcosa con passione, fondamentalmente, anche se si può perdere un po' la mano, magari le amicizie, no, però la passione ti porta. La passione resta sempre. Poi nel mio caso, già da piccolo, non è una cosa che è nata adesso, già da piccolino, sempre con le biciclette, sempre. Quindi parliamo già da 5-6 anni d'età, già ero in bicicletta. Non così, però ho iniziato già a pedalare per i primi metri, diciamo. E voi che tipo di bici fate, di ciclismo fate? Perché ricordiamo, per chi ci sta seguendo, che esistono tantissimi tipi di ciclismo. Cioè, non è solo il ciclismo. No, perché la mountain bike abbraccia tantissime realtà. Più che realtà, diverse discipline. Noi facciamo cross country. Il cross country sarebbe l'inizio, diciamo, della mountain bike, che sono percorsi prevalentemente di salita, anche con delle discese abbastanza tecniche, e i percorsi sono percorsi abbastanza impegnativi, quindi non è uno sport solo da discesa, come può essere l'enduro, il downhill. Noi facciamo principalmente cross country, però nel corso del tempo, perché adesso pensa che eravamo partiti in 4 persone, ora siamo circa 20 esponenti. Quindi comunque la famiglia si allarga. Sì, la famiglia si è allargata, quindi si sono avvicinati anche dei ragazzi che vengono dal mondo della motocross, della moto, e anche loro hanno unito la passione per l'enduro al cross country, quindi MDM è una famiglia molto estesa. Cross country vuol dire che andate per sentieri, terreni, ovunque. Posti inesplorati. Sì. Quindi, diciamo che Crotone e dintorni tutto, abbiamo già tutto, ecco, si può dire. Noi qua vicino abbiamo delle zone bellissime,
loro, molti sono raggiungibili a piedi o comunque con la macchina, tra virgolette, però ci sono delle zone veramente impervie che è impossibile, sono impossibili da raggiungere con un qualsiasi mezzo. Anche ecco, con l'elicottero. Ecco, loro, questo bellissimo gruppo affiatato, lo raggiungono in bici, quindi pensate quanto bisogna essere ignoranti. L'ignoranza è l'ignoranza sportiva. Ignoranza sportiva, naturalmente, ragazzi, perché poi nel corso di questi episodi, che non sappiamo quanti siano fondamentalmente, andremo ad approfondire, che poi andiamo a vedere appunto nel dettaglio, avremo poi il montaggio anche con GoPro e quant'altro, che come si caratterizza una bici per questo tipo di sport, come si studia un percorso. Quindi ignoranza sportiva, però ragazzi, dietro ci deve essere sempre uno studio di quello che si va. Studio dei percorsi, studio del dislivello, del terreno, tante piccolezze che poi magari andremo ad approfondire in un'altra puntata. Perfetto, ragazzi, questo primo video sta partendo, la suoneria del cameraman dietro, ma fa parte anche questo pochettino della diretta. Naturalmente, ragazzi, poi con l'abbiamo già detto, diversi montaggi, faremo vedere una bici, perché adesso è qua, un po' si vede l'inquadratura, però poi andremo a fare degli zoom tattici con GoPro e altri tipi di montaggi per andare a vedere proprio nel dettaglio questa bicicletta, come anche altre, fondamentalmente, certo, l'attrezzatura che si deve utilizzare. Questo primo video comunque finisce qua, ragazzi, io vi invito a seguirci su questa rubrica che non so che nome ha, o comunque che forse collaborazioni in sport e media, non lo so, poi lo trovo io o comunque i miei collaboratori. E niente, ragazzi, vi invito a seguirci, lasciare un like sotto il video e a commentare. Abbiamo anche delle pagine Instagram che sono in.sport.fit e MDM, giustamente, e andate anche a seguirci là, fate delle domande, ragazzi, se volete approfondire, chiarimenti su qualsiasi natura, scrivetelo, perché saremmo ben lieti di rispondere. Certo, anche se avete domande, non lo so, qualche consiglio, qualche curiosità, potete farlo tranquillamente. Ok, ragazzi, questo primo video finisce qua e approfitto per dare una piccola informazione. Con questo video creeremo un nuovo format, cioè nel senso, mentre registriamo questi video saremo in diretta con Instagram, sì, quindi tramite Instagram. Quindi, ragazzi, i video saranno fatti più spesso così, sarà in maniera più, ecco, più diretta, perché sarà veramente botta e risposta. Se avete delle curiosità, seguiteci, non perdete le live o comunque i video, e poi saremo ben lieti di rispondere a tutte le vostre curiosità. Detto questo, ragazzi, buon allenamento da InSport. Ciao! Ciao!